Cari amici, buonasera e benvenuti in questo nostro nuovo incontro. Oggi vi vorrei mostrare come poter caricare una cartuccia in calibro 12 con pallettoni dell'11.0, 12 pallettoni per l'11.0 per la precisione, da dedicare alle volpi. Purtroppo da noi in Italia non si possono dedicare ad altri tipi ungulati, perché la caccia agli ungulati con la munizione spezzata è vietata. Quindi ricordatevelo, però per le volpi questi sono veramente notevoli. È una cartuccia che ho studiato per arrivare abbastanza lontano, con una buona compattezza di rosata, quindi la volpe può essere abbattuta anche sui 50-60 metri con una buona facilità. Allora, per poter fare questa cartuccia abbiamo utilizzato un bossolo calibro 12 tipo 3 di 70 mm, un innesco 616 della Fiocchi, polvere Tecna in quantità di 2 grammi e 12 pallettoni dell'11.0 nichelati. In più ho pensato di utilizzare una coppetta della Gualandi sovrapolvere e una borretta da 12 in feltro da mettere sopra questa coppetta. L'orlo tondo, che su cui andremo a chiudere il tutto a 65 mm, sarà fatto su un dischetto di plastica trasparente sottilissimo. Ragazzi, è fondamentale utilizzare anche carta se è il caso, ma che sia estremamente sottile. Ok ragazzi, per risparmiare tempo ho già riempito il bossolo con la polvere, 2 grammi, e ho già inserito sia come si chiama, sia la coppetta che la borra in feltro. Quindi il risultato, come vedete, è già questo. Ora la cosa più delicata sarà andare a inserire i pallettoni e il buffer. Per quanto riguarda i pallettoni, sono 12 pallettoni del 12.0, dell'11.0, scusate, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pallettoni prenderanno, allora scusate, mi fate controllare, ecco, è entrato uno sbagliato. Ricominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ora sì. I 12 pallettoni, come dicevo, prenderanno questa posizione all'interno del bossolo. Come vedete, sono perfettamente disposti a tre, le cosiddette terzarole. Adesso gli spazi tra un pallettone e l'altro dovranno andarli a riempire nel plastic buffer, in particolare con 1,5 grammi di plastic buffer. Lo scopo di questa operazione è molto importante. Serve ad evitare che ci siano delle interazioni tra un pallettone e l'altro. Queste interazioni potrebbero a lungo andare far allontanare i pallettoni tra di loro e quindi avere una rosata molto più dispersa, soprattutto nelle lunghe distanze, e quindi poco efficace nei tiri lunghi. Per poterli disporre correttamente, siamo costretti ad andare mettendo il buffer a poco, in modo che lui si vada disponendo nel bossolo. Man mano che lo si va disponendo, noi andiamo distribuendolo, andiamo col pettino in modo che si va distribuendo correttamente tra un pallettone e l'altro. Non possiamo metterlo tutto assieme, è un po' esagerato in questo caso. Bisogna che prima vada scendendo e solo quando è arrivato a coprire tutti gli spazi e quindi è sceso, possiamo aggiungere l'altro. Beh, in questo caso lo aggiungiamo in questa maniera, anche se non è proprio ortodossa, ma lo scopo finale è quello di farlo andare, esatto, qua dentro.
Facciamo scendere anche quest'altro con lo stesso modo. E infine mettiamo l'ultimo che è rimasto ancora nel bilancino a riempire gli ultimi spazi che resta da riempire. Non so se siete in grado di vedere, va scendendo e va occupando gli spazi. Ok? Guardate adesso, cerco di compattare un pochino, ma comunque è sceso abbastanza. Guardate qual è il risultato finale, si vede il buffer e si vedono affiorare i tre pallettoni di cima. Ok? Così è disposto correttamente. Aggiungiamo a questo punto un dischetto trasparente che ci serve per chiudere il tutto. Ok. L'operazione è stata fatta correttamente, questo è il risultato finale. E possiamo adesso procedere alla orlatura. Per l'orlatura utilizzerò la mia solita macchina che ormai voi conoscete. Vi ricordo di dare sempre un'occhiata alla bobina. Sto utilizzando una normalissima T2 della Cortina e Pressotti. Ho regolato già l'altezza a 65 mm. Ecco, questo, come vedete, non ci sono ammonimenti. Questo è il risultato finale. La cartuccia è stata perfettamente chiusa ed è pronta per essere sparata. E questa è una volpe che potrebbe pizzarci le zampine. Bene ragazzi, anche per questa volta è tutto. Ora avete anche una terza rola per tutti gli usi che sono consentiti in Italia. Un saluto e a presto. Ciao!